sono i banchi? Le sedie? E la mia cattedra? Non so, prof, sono arrivato per il primo in classe e sa che io vengo con i fulmini insieme a Lorenzo e l'abbiamo trovata vuota. Sono stato io, ho fatto portare tutto via d'accordo con il preside. Banchi erano sciupati, scarabocchiati, tagliuzzati, per non parlare delle sedie diverse. Però, prof, a classe così vuota è più bella. Possiamo giocare, saltare, correre, liberare le nostre vie e occupare tutti gli spazi. Grandiale, prof! Attacchiamo alle pareti i nostri manifesti. La classe diventa a nostra misura, come fosse una ludoteca. Piace anche a me così vuota. Si potrebbe mettere là sul fondo un angolo cottura per preparare gli hamburger con le patatine fritte. Nel lato opposto, cosa ne dite ragazzi se creiamo un angolo per gli animali da cortile? Il samari ce l'abbiamo già, vero Andrea? Sì, tanto, è vero Diletta? Su ragazzi, non dite sciocchezze. Armando, mi scusi, ma il preside come può aver pensato di passare 5 ore seduti per terra i miei colleghi e i ragazzi? Ho allestito in giro, proprio allestito in biblioteca con lo spazio tutto per voi. Ah, meno male. Su, facciamo l'appello. Arieti. Presente. Bisonti. Bruno. Cervi. Presente. Daini. Presente. Ermellini. Presente. Rufi. Fagiani. Presente. Iena. Presente. Pipistrelli. Presente. Ma questa non è una classe, è una zoo. Ragazzi, non fate battute sciocche, sto leggendo l'elenco sul registro. Ma si fa prima a contarci, chi manca? Come fa a risponderci se manca? Ah, è vero, non ci avevo pensato. Prof, mi si prende a sedere a stare seduto per terra. Fatti dare un cuscino. Lo voglio anch'io. Anch'io. Su, ragazzi, non fate capricci, tra poco andremo in biblioteca. Si può sapere chi manca? Manca io. Meglio così, almeno per oggi non ci pungerà. Non manca nessun altro? Non vedo lupi. Era a bar insieme al pecori, secondo me l'ha mangiato. No! Basta! Roberto, che ti sta succedendo? Sei impazzito? No! Ora basta! Io non voglio stare qui! Questa non è una scuola! Roberto, finiscila su, non essere nevrotico! Ora volo come una zanzara! E punto tu! Roberto, su, non fare lo sciocco! Roberto, smettila, guarda che ti portano al preside! Roberto, dai, smetti, vieni qua! Parliamo della Juve! L'hai vista la partita ieri sera? Prima, finisce 3-0 in Coppa dei Campioni! Su, Roberto, non fare così! Voglio un pezzo di torta al cioccolato! Dai, Roberto, smetti! Stasera andiamo insieme al cinema! Roberto, calmati! Così mi fai paura! Roberto, smettila, ti portano al preside! No, il preside no! Quello c'ha le piastrine vape, così mi uccide! Su, non dire il suo tempo! Ora ti riesco a ehi, ragazzi, qualcuno di voi ha qualche foglia di base di coperta nel lontano Roberto? Certo, se non ti sbagliate non puntare, vero? Su, vieni con me. Armando, per favore, accompagni i ragazzi in biblioteca, io vi raggiungo subito. Prof, non sospendere, Roberto, mio amico, lo voglio bene. Figurati Elena, su, via, andate con Armando. Va bene, prof, a dopo. Dopo, dopo. Roberto, non so cosa ti sia preso, spero più tardi me lo spiegherai. Non ti porterò dal preside, ma devi promettermi di non fare più quello che hai fatto. Sicuro, prof? Sono mia grullo io. Avevo intuito che era tutta una messa in scena, ma questa volta hai proprio esagerato. E scusi, prof, però... Da te poi non me lo sarei mai aspettato. Di solito sei un ragazzo così diligente e attento. Su, via, prof. Io le voglio bene. Anch'io! Ed è per questo che voglio parlare con i suoi genitori la prossima settimana. No! Il babbo no! Quello c'ha le mani pesanti! E invece sì, voglio parlare con tutti e due! Poi! Sai bene che ricevo il martedì! Questa cosa mi ha davvero impressionato! Sembravi davvero una zanzara! Sono bravo come attore io, eh! Per prima cosa andrai in biblioteca alla ricerca di testi che parlano dell'energia, sia nelle fonti che nelle forme. Buon leggero! Bravo!
vedere come facevo la zanzara. Ma non è vero, non ce l'ho portato, però abbiamo fatto un patto. Quale patto? Dovrà fare una ricerca minuziosa ed esauriente sul tema dell'energia. Possiamo aiutarlo, prof? Non potete, dovete! Scusi, signora, ma lei per caso è la nuova bibliotecaria? Sì, sono stata assunta da una settimana. Piacere, ragazzi. Mi chiamo Renata Scaffali, vedova Libretti. Ah, beh no. L'ha verificato per il suo lavoro. Non avrei potuto fare altro nella vita. Scusi, signora ordinata, ma dove si trova lo scaffale dove si parla di scienze, in particolare di energia? Scusate, ragazzi, io mi assento un attimo. Devo andare in bagno. Vada, vada. Vada pure, professore, mi prenda pure un caffè. Va bene, mi raccomando, fate per bene. È già il gabinetto. Ragazzi, non posso aiutarvi, ho un dolore alle ginocchia, l'altro oggi mi ha invalidato. No ragazzi, lo prendo io, vedete che fisico d'atletico ho, vedete? Voglio andare io, lo sapete vero che pratico ginnastica artistica, sono bravissima alla trave, non per vanto, ma sono campionessa provinciale. Mi dispiace, ma la prof ha detto che io devo fare la ricerca. E quindi tocca a me! E poi no, avete visto come volo. Allora, prendiamo il libro! Vi ho cercato per tutta la scuola, perché siete in biblioteca? È una storia lunga, poi te la spieghiamo. Perché Roberto in terra? È caduto dalla scala e ha battuto la testa. Chiamato l'ambulanza, dove era? È uscita un attimo, doveva andare in bagno. Ma nessuno ti ha insegnato che appena si entra in un luogo come prima cosa si saluta? Mi scusi, non l'ho visto. Perdonato, buongiorno anche a te. Non preoccuparti, Angie, non è nulla. Sta solo dormendo, magari sta anche facendo finta. Secondo me sta sognando le fonti energetiche. Per me sta sognando di uscire con Caterina Gattini. È innamorato come un gatto in amore. Quando parla di lei, miagola. Io so entrare nei sogni degli altri. Davvero? E come fai? Ora le faccio vedere. Sì, dai, senti un po', la io. In questo momento sta leggendo il testo in biblioteca. E che cosa c'è scritto? Mi pare di capire. La conquista del fuoco avvenne circa 1,7 milioni di anni fa da parte dell'Homo erectus, probabilmente per caso grazie a un albero incendiato da un fulmine. Che paura ebbi! Ma questo non lo capisco! E lei la racconta, Homo erectus? Va bene, ma non agitare quella clava, che mi fai paura! Ci vollero quasi 1,5 milioni di anni prima che riuscissimo a dominare il fuoco e sfruttarlo al nostro piacimento. Siete stati velocissimi, complimenti. Vado pure avanti, non ti ascolta da Andrea. Sono così entusiasta di trovarmi di fronte al mio antenato. Imparammo a sfruttare l'energia termica delle fiamme e così rendere più digeribile e saporita la carne. Che schifo la carne cruda! E il prosciutto allora? E la brisaola! Ma basta con l'elenco dei salumi! Fate raccontare al nostro amico Cavernicolo! Se continuate ad interrompermi, prende e torna nei sogni nel libro nei sogni di Roberto. Anche quando dorme Roberto è proprio un sasso, Ci accorgemmo che le pietre usate per evitare l'espandersi del fuoco, rovente e incandescenti, rilasciavano liquidi lucenti. Lo stagno! Bravo, pure lo sasso! Bravo! Bravo, mescolandoli venne fuori? Il mio nonno! Ma che c'entra il tuo nonno? Tutti dicono che si faccia di pronto!
Ecco, con questa lega poggiamo altri insieme di stessi come punte di lancio e altre cose. E questo che cos'è? Un telefono. E a cosa serve? A smettere di mangiare. E perché? Sfila sempre mentre stai pranzando, cenando. Utile per mantenersi in forma, ma io preferisco farmi i miei 20 km alla ricerca di cibo. In questo tempo siete troppo sedentari, energia ragazzi. Ricordatevi che l'esercizio fisico aumenta le risorse del cervello. Muovetevi di più. Addio. Ciao. È vero, la prof è stata 3 mesi a spiegarci la sua storia. Ma la prof è caduta in bagno? Secondo me aveva un disturbo intestinale. Può essere, perché ieri disse che sarebbe andata a mangiare il pesce con i suoi colleghi. Basta così?
Sì, no, vieni qua tu. Sì, a me? Non volevi trovare Peppino? Sì, grazie. Forte, voglio provare col mio babbo. Ma stai appellando come una palla da biliardo. Non so mai, forse la porta alternativa incide sul buco equilibrio e li fare salire. Dove ci sono i bulbi passano le tessere, ma il tuo babbo gli unici bulbi che possiede sono quelli dei tulipani. Potresti pensare al tuo babbo che a casa ti sembra un peperone ingiallito ed orecchi che sembra da ventilatore. Volete smetterla di gridare? Ma quello c'è? Ma che ci fai qua? Sono entrato nel sogno, mi ricordo quando dicevi l'acqua è principio di tutte le cose. E che la terra galleggia sull'acqua, e che il movimento di tutte le cose è uno, e che per fine il caldo si accende la natura. Infatti i greci, poi i romani, utilizzarono la potenza dell'acqua, e più precisamente l'energia cinetica, per azionare il molino d'acqua e per macinare il grano. Ma tu hai coniato un'espressione nuova per definire il passo e l'acqua nel fare le cose. Si chiama energia. Vuoi spiegare a me ragazzi cosa significa? Volentieri, l'energia è un essere all'opera, il movimento, il fare, e anche ciò che è fatto, e che è un procinto di farsi continuamente. Ma il tempo che è passato, non c'è più, è alle tue spalle. Lo spazio e il tempo sono dunque trasformati dal movimento che c'è stato, e ora che sarà, avete un libro? Io nulla. Per me te l'ho incomprensibile. Mi spiego meglio. Questo movimento quindi è duplice, è all'opera e al tempo stesso, d'istante in istante, è già avvenuto, è passato. Per fortuna doveva spiegarsi meglio, eh? Non è sto, potrebbe essere un po' più esplicito? Non si può anche comprensibile. Il movimento è la presenza emergente di energia e di noi. Sì, buon Natale! Non si potrebbe cambiare di sogno? Sono d'accordo, ci penso io. Personaggi incomprensibili da qualunque punto di vista. Lo sappiamo bene, Roberto. Ma dove hai preso? Hai rintrenato per caso? Non l'ho mai visto così. Ma è Bruno? Roberto, è arrivato Lupi! Ciao Ettore, ma il caso che era con te? L'ho mangiato. Bella? Buono, ma gli mancava un po' di sale. Ma è sempre stato un po' sciocchino. È vero, faceva gli sforzi la palissiani. Ma che fa Roberto? Di nuovo la zanzara. Se continuo così prima o poi la sbattere da qualche parte. Roberto, ti hai scocciato con questo ronzio! Basta Roberto! Sei meglio di una zanzara! Ma vorrei anche vedere! Ehi ragazzi! Sapete perché le zanzare ronzano sempre intorno alle orecchie? Per rompere le scatole quando dormi. Per morire prima che una manata. No, per cercare un compagno. Questa è bella. Infatti, solo le zanzare femmine sono attratte dal sangue, mentre i maschi preferiscono ronzare intorno a piante e a fiori. Ma perché proprio vicino alle orecchie? Perché è più facile trovare vasi sanguigni come le vene delle tempie. Ecco perché Roberto fa la zanzara. Sta cercando una compagna. Melissa, sacrificati, almeno la smetti. Se si avvicina lo schiaccio. Che bozzo! Stavolta ha perso i sensi. Per me è svenuto. Speriamo così la smette di ronzare. Sto vedendo un posto incantevole. Ha la forma di un lago, no. Un lago che ha la forma di un uomo. Non ah,
Leonardo da Vinci, un bel uomo, è nato lo stesso giorno di mio fratello. Quale giorno? Il 15 aprile. Di che anno? 1452. Con questi specchi sono le energie solari. Ma cosa le serve questa energia? La mia domestica Gioconda, che tra l'altro un sorriso enigmatico e talvolta ironico, mi ha chiesto di preparare le uova sode per le festività pasquali. Potrebbe spiegarci come fa a catturare l'energia solare? La mia idea iniziale era quella di creare una macchina in grado di fondere e saldare parti di bronzo di statue. E poi? Prendendo spunto dagli specchi storici di Archimede, ho progettato con geni per lucidare e fornire specchi concavi metallici, in grado di concentrare il calore solare e di scaldare l'acqua. Leonardo, hai preparato le uova sode? Non ancora, mi sono messa a parlare. Uffa, ti dai tanti aria. Io sono qua, io sono là, studi, progetti, invenzioni finali e poi non sai preparare neanche le tue uova sode. Non ti arrabbiare. Te le preparo subito. Dove hai messo il pentolone con l'acqua che devo riscaldare? Sono sul davanzale della finestra del tuo studio. Su, sbrigati, io ho tanto da fare, devo ancora preparare i dolci pasquali. Biscotti, pasta frittata, ciambelle. Mia tenera Gioconda, tu mi dissi, tu che hai un portamento sinuoso ed armonico mi fa venire l'acquolina in bocca. Corro subito, ciao ragazzi. Perché va via così presto? Avevamo tante domande. Scusatemi, ma la Gioconda ha la precedenza su tutto. Perché? Viene fuori da destra? Sì, ma avete visto che pancetta ha messo tu? Per forza, la Gioconda gli prepara gustosi piatti e prelibate le cornie. Chi è quello che cerca di far volare la filone? Non lo conosco. Non sembra ragazzo. Non sto giocando, ragazzo. Voglio solo dimostrare che il fulmine è una scarica elettrica. Voglio far atterrare la scarica elettrica senza pericolo. Ma i miei 16 fratelli, tutti quanti, dicono che voglio morire folgorato. Non hanno tutto torto, eh. Ma come viene tutto ciò? Puoi spiegarti un pochino meglio? La scarica elettrica è generata dalle particelle negative presenti nelle nuvole con le particelle positive presenti nel suolo. Mi scusi, potrebbe informarci come avviene la scarica elettrica? È formata dalle particelle negative delle nuvole e le particelle positive del suolo. Sì, ma poi perché il lampo? Dalla nuvola inizia un canale ionizzato, detto canale di prescarica, che appare debolmente luminoso. Tanto debole non direi. Una volta ero con mio babbo a cercare i fulmini e un fulmine cadde a poca distanza, ma illuminò tutto il bosco. Ma fammi finire, benedetto figliolo! Quando il canale ionizzato raggiunge il suolo, scarica quasi completamente la luce all'interno del canale. Sì, ma perché tanta luce? Ma siete un po' stucchi. Calma ragazzi, un po' di pazienza. Finisco di parlare e poi me ne vado. Non mi piace essere interrotto un po'. Non c'è l'altro, noi siamo ragazzi di loro. Come dice sempre mia mamma, per l'attività si impara a parlare. Avete ragione, scusate. Allora, dicevo. Ma la bibliotecaria, dove è andata? Ha detto che andava in bagno. Forse ci sono i bagni alla turca con un buco gigantesco e ci cascano dentro. Mi meraviglio! Prima la prof ha detto che andava in bagno e non si è più rivista. Ora la bibliotecaria! Ma secondo voi, io, autodidatta,
padre fondatore degli Stati Uniti, scienziato ed egregio scacchista, posso stare a discutere di gabinetti? Perché lei non la fa mai? Sì, ma mi sono scocciato e ora esco dal libro dei sogni di Roberto. Cercate di qualcun altro, arrivederci. Arrivederci, ma com'è suscettibile da seguire? Diletta, carezza ancora Roberto, dici a cosa sto sognando adesso. Vedo un posto incantevole, un lago che ha la forma d'uomo, una gamba a lei con l'altra a Como, il naso a domato e il sedere a Bellagio. Non può essere che il lago di Como. Davvero costellato di ville e villaggi. Che splendore, vedo un uomo elegante e raffinato che sta ammirando le meraviglie del lago. Non può essere Alessandro Alto. Non ci posso credere, il grande fisico italiano. Non può essere che lui, è nato a Como. Salve ragazzi, vi racconto una storia. Allora, mi trovavo sul lago Maggiore, avevo poco così per farlo. Quando scoprì la rinfiammabile delle paludi, detto metano. Ragazzi, siamo nella storia! Che emozione! L'apparecchio non è che un insieme di buoni conduttori disposti in modo particolare. Rame 5, dico bene? Bravo! Proprio così, Ah, 40-60 pezzi di rame applicati a ciascun pezzo di zinco e un numero uguale di strati di acqua salata. Quindi vuol dire che ogni disco crea una differenza di potenziale tra il metallo e la soluzione salina. Hai capito perfettamente, complimenti. Nel caso del rame e dello zinco, è proprio lo zinco che assume il potenziale più negativo. Meraviglioso! E quindi si crea tutto uno squilibrio? Ed è questo squilibrio che permette il passaggio della corrente elettrica dal rame allo zinco tramite un filo conduttore. Potremmo creare anche noi una pila seguendo la sua invenzione. Fatelo da soli, ragazzi. Procuratevi dei limoni, delle lame di zinco, del filo di rame e fate come ho fatto io. Provate, non stancatevi mai. E ricordatevi che la scienza va sempre per tentativi. Addio. Sì, grazie a Roberto che ha iniziato a sognare e abbiamo incontrato personaggi incredibili. Così sarete pronti per il prossimo concorso di scienze. Bravo, sto chiare io che ci un bel po'. Bravo Angelo! Roberto! Su che torniamo in classe, svegliati! No, volevo stare lettato 5 minuti. Prof, allora non era nel bagno la sera. Prof, ho fatto un sogno stranissimo. C'erano filosofi, storici, personaggi di tutti i tipi che si rincorrevano nel tempo. Una specie di miscuglio. Però
però puoi interrogarmi quando le parli. Sono soddisfatta, così smetterai di fare la zanzara. Certo, prof. Ora faccio la cavalletta e salto di qua e di là. Allora, vi presento i protagonisti. Matilde Maglioni nel ruolo della professoressa Zoe. Numan Malik nel ruolo di Andrea Bisonti. Gaia Verrengia nel ruolo di Ordinata Scaffali. Luigi Sellitto nel ruolo di Armando e Leonardo da Vinci. Deborah Lastrucci nel ruolo di Elena Cervi. Giulia Biancalani nel ruolo di Melissa Daini. Marco Di Vito Antonio nel ruolo di Marco Ermellini e Benjamin. Riccardo Scardilli nel ruolo di Lorenzo Iena. Chiara Papi nel ruolo di Diletta Fagiani e Gioco. Paolo Binetti nel ruolo di Antonio Arieti. Matteo Daumiller nel ruolo di Roberto Pipistrelli. Bravissimo. Francesco Raffaele nel ruolo di Angelo Gufi. Niccolò Lai nel ruolo di Homo Erectus. Alessandro Volta, vieni Volta. Patricia Ferent nel ruolo di Patrizia Istrici. Tommaso Nesi nel ruolo di Talete. Guglielmo Menchetti nel ruolo di Aristotele. Dario Eriu nel ruolo di Ettore Lupi. Oh, io vorrei qua, da tutto vero bimbi, a professoressa Nadia Vinci Prova. Eccola, complimenti. Elena Romanelli, scendi. Spero abbiate avuto l'opportunità di passare mezz'ora in allegria. Buona serata a tutti.